tua dimora di luce, per te la grazia risplende, per la salvezza della nostra stirpe. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nostra Signora, porta paradisi. Prega per noi. Care sorelle e cari fratelli, vi giunga il nostro fraterno saluto di pace dal santuario di Maria, porta del paradiso in Asti. Maria sta sulla porta della nostra città, da dove veglia sul nostro andare e venire quotidiano, da dove ogni giorno ci protegge nei nostri impegni. Maria vigila su tutte quelle soglie che ogni giorno varchiamo, soglie al di là delle quali ci attende qualche responsabilità, qualche fatica, delle relazioni da coltivare, delle incomprensioni da superare, degli interrogativi a cui non troviamo risposta. Maria ci accompagna nella vita di tutti i giorni, stando sulla porta del nostro cuore, sulla porta dei nostri incontri, delle nostre decisioni, dei cambiamenti che la vita ogni giorno ci chiede. Maria sta sulla porta delle nostre case, dove si svolge la vita così bella, mai perfetta, a volte perfino complicata, delle nostre famiglie. Lei vigila e protegge la vita di ogni famiglia. Maria poi ci indica il cammino da percorrere, ce lo dice chiaramente: fate quello che Gesù vi dirà. Lei sta sulla porta del paradiso, dove ci aspetta e da dove ci guida. Ecco perché, venerandola come porta del paradiso, a lei possiamo affidare la nostra angosciata preghiera per la pace. A lei affidiamo il dolore e la morte che i 137 giorni di guerra in Ucraina hanno generato, ma a lei affidiamo anche i dolori e i morti di ogni guerra che ancora purtroppo oggi insanguina il nostro pianeta. Maria, guidaci ogni giorno a varcare la porta della pace, indicaci la strada del Vangelo che ci condurrà all'incontro con il Padre, l'unico che può donarci la pace vera e la vita per sempre. Nel primo mistero della gloria contempliamo la resurrezione di Gesù. Preghiamo per le vittime delle guerre e delle ingiustizie. Quando fu a tavola con loro, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture? Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Il Signore è veramente risorto. Davvero per noi ci può essere una vita nuova.
non una vita come quella di prima, magari un po' aggiustata e migliorata. Il Signore è risorto e dunque avremo una vita nuova, completamente nuova, un'altra vita rispetto a quella di prima. Il Signore è risorto, possiamo sperare e con fiducia impegnarci per costruire un mondo nuovo, in cui ci sarà solo più la pace, non ci sarà più posto per la guerra e per l'odio, e i cuori di tutti arderanno d'amore, l'amore del Signore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Nostra Signora porta paradisi, preghiamo. Dio onnipotente, che ci hai dato la grazia di conoscere il lieto annunzio della risurrezione, fa che rinasciamo a vita nuova per la forza del tuo spirito di amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen.
Nel secondo mistero della gloria contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. Preghiamo per quanti sono oppressi dal peso della vita e sono nella solitudine. Poi Gesù li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui. Poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio lodando Dio. Gesù sale al cielo, così ora potrà essere vicino a ciascuno di noi, vicino a noi, ogni momento, alla maniera di Dio. Diventiamo segno della presenza del Signore, facendoci a nostra volta vicini a chiunque sia nel dolore, nella prova, nella solitudine. Facciamoci vicini a ogni povero, perché nessuno più gridi verso il cielo: Signore, perché mi hai abbandonato? Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Thank you.
Nostra Signora, porta paradisi, prega per noi. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che alla tua Chiesa pellegrina sulla terra fai gustare i divini misteri, suscita in noi il desiderio della patria eterna, dove hai innalzato l'uomo accanto a te nella gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen. Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo. Preghiamo perché lo Spirito ci aiuti ad amare il nostro prossimo con cuore sempre più generoso. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Lo Spirito, come vento impetuoso, sconvolge e riempie di sé la nostra vita. Lo Spirito ci insegna altre lingue, quelle che ogni essere umano può comprendere e che ogni persona desidera sentire. La lingua dell'amore, il linguaggio del perdono, le parole della pace, il silenzio della pazienza e dell'umiltà. Questo sì che infiamma e trasforma la nostra umanità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Grazie. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Nostra Signora, porta paradisi, preghiamo. O Padre, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione, diffondi fino ai confini della terra i doni dello Spirito Santo e continua oggi nella comunità dei credenti i prodigi che hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Per Cristo nostro Signore. Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'assunzione di Maria al cielo. Preghiamo per il nostro Papa Francesco, i presbiteri, i diaconi e tutto il popolo di Dio. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci a essere per Lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della Sua volontà, a lode dello splendore della Sua grazia.